Quando pensando di stare leggeri andiamo a mangiarci il pesce, mio marito come prima cosa ordina il fritto misto di pesce, che non è propriamente dietetico, però devo dire non si può dargli torto perché cosa c'è di più buono di un fritto misto di pesce fatto bene? Io ho imparato un trucco da un mio amico che è originario di San Benedetto per fare questo fritto misto che è veramente semplice. Che consiste solo nel passare il pesce e i gamberi o quello che volete nella farina di grano duro e viene un fritto veramente leggero e croccante. Vi faccio vedere come lo preparo e secondo me vale la pena, se non già non lo fate così, di provare a fare questa ricetta. Per un frittino per due persone vi serviranno due bei calamari, andate a pulirli o ve li fate pulire, poi diciamo una ciotolina con dentro una ventina di gamberi, una quindicina di gamberi a seconda di quanto vi piacciono, della farina di semola di grano duro, è importante che sia semola di grano duro, e dell'olio di arachidi per friggere. Il fritto misto, chiamiamolo così, è la roba più semplice da fare. Cominciamo col tagliare i nostri calamari. Ad anelli. Ecco, questo più o meno è una dose sufficiente per due persone. Se volete aggiungere pesciolini piccoli oppure gamberi grigi oppure qualsiasi altra cosa, potete anche farvi preparare un insieme di cose dal vostro pescivendolo e fate una cosa un po' più ricca. Però secondo me già così si sta benone. Allora, cominciamo. Segreto del fritto, praticamente la roba più semplice del mondo. Prendete il pesce, lo infarinate nella semola, lo fate andare bene in modo che aderisca e poi lo mettete in un colino in modo da far cadere la semola di troppo. Andiamo a mettere qui, poi lo metteremo in un piatto per portarlo di là. Il nostro pesce infarinato e andiamo a friggere. Di solito butto nell'olio un pezzettino e vedo quando comincia a venire su con le bollicine, che vuol dire che l'olio è pronto. Cominciamo con pochi pezzi alla volta, non dobbiamo raffreddare troppo l'olio. I primi saranno sempre un po' più in difficoltà. Mano a mano che sono pronti, tirate fuori, tamponate, vedete che è un bel fritto asciutto, no? Per fare la salsa tartara ci serviranno 4 tuorli sodi che tiriamo via dalle uova sode. Poi vediamo cosa possiamo fare con i bianchi una delle prossime volte. 2 tuorli freschi, poi una serie di aggiunte che andremo a fare, quindi un mazzetto di prezzemolo grande più o meno come un pugno, un cucchiaio abbondante di capperi o sottosale o sottaceto, a me piacciono sottaceto, 2 cetriolini e se l'avete, se lo trovate, la ricetta vorrebbe anche il dragoncello, se però non lo trovate non succede niente, sale, pepe e poi 180 di olio di semi e un cucchiaio di aceto bianco. Cominciamo col preparare la base, che è una specie di maionese fatta anche però con i tuorli. Mettiamo in una ciotola i 4 tuorli e i 2 freschi con il cucchiaio di aceto bianco, una bella grattata di sale e un po' di pepe. Dentro una ciotola e con un frullino di quelli ad immersione cominciamo a lavorarlo. Cominciate ad aggiungere piano piano proprio a filo l'olio. Non incorporatene altro finché non vedete che il precedente è assorbito.
Eccola qua, praticamente durissima, perché io non lo sapevo, ma la maionese più aggiungi olio, più, contrariamente a quello che potrebbe sembrare la ragionevole, diventa dura. Allora, andiamo a tagliare un attimo i cetriolini a pezzi più piccoli e poi mettiamo tutto insieme e andiamo di mezzaluna. Quando le vostre erbette sono tutte tritate e i vostri sott'aceti, li andiamo ad aggiungere alla nostra maionese che avevamo in frigo e mescoliamo bene. Poi, se non la usate subito, la salsa tartara tenetela sempre in frigo, possibilmente coperta, in modo che non si ossidi. Vedrete che è molto più buona di quella che si compra, cioè, anzi, non c'è veramente paragone. Ed eccolo qui il nostro fritto accompagnato dalla salsa tartara. Buonissimo!